Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa decima puntata della serie North Brabant. Questa sera, come vedete, sono in compagnia di Mark. Ciao a tutti. Ciao. Arbos questa sera non c'è, ma come vi avevo già detto precedentemente, lui ha i suoi problemi di lavoro, nel senso che lavora su turni, quando è disponibile viene a darmi una mano, quando invece fa il pomeriggio o la notte, ovviamente alle 9-10 di sera non può essere qui a darmi una mano. Come certamente ricorderete, nella scorsa puntata abbiamo seminato diversi campi e quindi in questa puntata la dedichiamo alla legna. Facciamo solo legna, così tiriamo su un po' di soldini, visto che abbiamo anche tutto il necessario acquistato nella scorsa puntata. Allora, Mark si sta già andando a prendere il carro della legna. Sì. E adesso insieme ci portiamo sotto il campo 45. Ok. Così vi faccio vedere anche qual è il boschetto, diciamo, che abbiamo a disposizione. Allora, per andare al campo 45 conviene fare l'altra strada, che forse Mark ha già preso. Quindi questa sarà una puntata tranquilla dove faremo legna nell'attesa che i campi crescono. Come vedete qui sono seminati, ma finché non crescono c'è ben poco da fare. Quindi visto che abbiamo tutto il necessario, partiamo a legna. Allora, noi facciamo i furbi, passiamo qua di fianco. Sì, Marca addirittura mi ha rovinato tutto. Sto pestando un po' tutto. Sta già facendo danni sto operaio. Non va bene. Ma io non so. Allora, siamo già arrivati tra virgolette in zona forst, perché la zona forst, ragazzi, è questa. Che ce n'è, non è che non c'è da tagliare, perché da tagliare ce n'è. Però non è assolutamente la forst che c'è nella mappa originale o in tante altre mappe. Però mi sembra di vedere che qua, adesso che la guardo bene, c'è una zona un po' più pianeggiante, quindi direi che potremo quasi a partire da questa parte qua. E se ti raggiungo subito, allora, così finché non siamo troppo pratici di legna andiamo sul terreno morbido. Allora, Mark dovrebbe essere in arrivo. Sì, arrivo in mezzo alle piante, arrivo. Allora, come sono qua gli alberi? Sono particolarmente grandi, ma sembrerebbe di sì. Comunque adesso ne tiriamo giù uno e vediamo. Preferisci tagliare o caricare? Ma per me è indifferente. Per me poi ci diamo il cambio. Beh, allora vai, inizio a tagliare qualcosa io. Allora, adesso devo prendere pratica con i comandi. Perché non va? Vuoi vedere che alla fine non sono tagliabili questi? Proviamo a metterne. Cambiamo posto. Effettivamente non mi dà. Ah, eccolo qua. Non ho neanche visto come sto tagliando, però adesso vediamo. Cade, sta cadendo. Ma teoricamente adesso non so se tagliare a metà o, perché può essere lunghi. È bello lungo questo qua. Quindi forse conviene tagliarlo almeno a metà. Beh, aspetta, io ti taglio via la punta, tanto non serve a niente. Meno, io faccio sempre così. Ma io l'ho sempre lasciato, non so se in realtà. Sì, probabilmente adesso non so se tu lo vedi. Comunque la punta che hai tagliato è della punta che ho tagliato adesso, sì, perché l'ho fatta troppo. Ma ha delle texture leggermente diverse da. Andiamo un po' così. Dal resto del. E vedi che così scompare, vedi? Da tagliare un po' più corto. Va bene, come. Va bene, dai. Io inizio a. Ma sai che forse è meglio tagliare addirittura in tre pezzi? Sì, forse sì.
Prova in due. Prova in due. No, forse è meglio in tre, sai. Guarda come balla tutto. Tu probabilmente non lo vedi, ma lo vedrai poi in video. Sì, no, ho visto come. Bah. No, comunque forse è meglio in tre pezzi, sai. Mi sa anche a me. Allora, proviamo qua. Ok. Che mi sembra già un bel Vieni a pezzettone. tagliarmi questo. Eh no, questo qua. Questo albereccio qua dove sono io. Se no è Adesso. difficile poi. Vabbè, se non sposto il carro. Allora, tanto dobbiamo buttare giù tutti, quindi uno l'altro. Ah, sì. Ok. Qual è che ti dà fastidio? No, vabbè, tanto sposto il carro, non c'è problema. Poi No, perché se è questo magari è anche tagliabile, però diventa un è un casotto. casino. Sposto il carro, va. Allora, quello lì poverino è piccolo, io lo lascerei lì, lo lasciamo crescere. E abbatterei questo. Guarda che fa fatica a darmi. Chissà come mai. Vorrei fosse proprio un problema o della motosega, che mi hai consigliato tu, Tra l'altro. tra l'altro, o non vorrei fosse proprio un problema della mappa che non mi dà. Mannaggia. Vedi che non mi dà. Bah, non so se è un. Ah, ecco, adesso me l'aveva dato. Eccolo qua. Cioè, ti devi proprio mettere proprio preciso preciso, se no non lo prende. Però penso che sia un problema della mappa, perché nella mappa originale non è così. Adesso No. per esempio non cade e non riesco a trovare un altro punto dove. Sì, è bene farlo in tre. Spero che sono veramente grandi gli alberi. Sì. Ok. Qua ragazzi, se continua così diventa lunghina a fare legna, perché non mi dà. Facciamo una cosa, proviamo a scambiarci i ruoli, magari vediamo se ti dà lo stesso problema. C'è un A te capo. albero, forse. Ecco, questo qua avevo provato a tagliare. Tu dovresti già vedere il taglio, però Sì. prova a buttarlo giù, vediamo se. Ah. Vero che è rugnoso da Io fare. di solito mi abbasso e li taglio dritti e loro vengono giù, tranquilli. Adesso no. Li vengo a dare. Vabbè, Boh. Proviamo così. ti lascio bisticciare un po', tanto. Porca miseria, guarda, tagliato in tre, guarda che lungo. Allora, aspetta che Mark gioca senza drive control. Io lo caricherei quasi dall'altra parte per mettere la parte più pesante davanti. Guarda che impestato sto albero qua. Ma so, anche questo qua che ho già tagliato era così. Una cosa che non abbiamo calcolato è che un bel pesetto non sarebbe stato male. Te lo stavo anche per dire. Voilà, primo tronco caricato. Sei riuscito? Sì. Aspetta che mi rimetto la drive control, perché sennò io non riesco. Eccolo qua, perfetto. E qua siamo anche vicino al fiume, così se abbiamo caldo Faccio un bel bagno. andiamo a farci un bel bagno. Allora adesso dobbiamo sezionarlo. Eccoci qua. Ma comunque mi sa che o siamo poco pratici noi, o comunque è un lavoretto lunghetto da fare, mi sembra, sta legna. Sì. Quindi forse mi sa che è meglio che andiamo avanti un pochettino dietro le quinte. Anche perché qua bisogna zigzagare tra gli alberi per riuscire a passare. Guarda che è rimasto un pezzettino qua di
Di ramo. ramo, faccio forse se Arrivo, arrivo. lo vedi. Sì. Aspetta, se non mi schiaccio l'operaio. Voilà. Ok, adesso mi sono pianto. Ah, ecco perché non va. Poi col tempo ci organizzeremo anche a prendere tutto il necessario per tagliare i ceppi e ripiantare tutto, anche perché qua penso che nel giro di 3 o 4 puntate penso che seccheremo giù tutto. Adesso non so quante puntate faremo a legna, ma penso non più di due. Ma comunque sia, non c'è una boscaglia gigantesca, quindi non ci vorrà tantissimo tempo a disboscare tutto. Comunque quello che serve serve, quando non c'è più niente. È rimasto un pezzettino di ramo anche qua. Arrivo subito. Ti porto via anche l'albero. L'ho preso proprio nel punto critico. Ah, ok, ce l'hai No, vai fatta. tranquillo. Voilà. Allora, vediamo se riesco a... Oh, eccoci qua. Ne è rimasto un altro. Sì. Va bene ragazzi, andiamo avanti un po' dietro le quinte, perché sennò facciamo notte. E poi ci ritroviamo quando magari, almeno quando siamo a metà carro, perché così vi facciamo vedere un po' di progressi di gioco. Bene ragazzi, siamo a buon punto. Ormai penso che caricheremo ancora 3 o 4 tronchi. Anche se stiamo avendo le nostre prime difficoltà, perché i ping stanno salendo, chissà che cosa sta succedendo. Comunque qualche piccolo lag lo stiamo avendo, o meglio lo sta avendo Mark. Perché essendo io ad aver stato la partita, io non laggo, invece lui sì, se ci sono dei problemi di rete, lui lagga. Ci manca il peso, perché come vedete ogni tanto il trattore tende ad alzarsi dietro, perché ovviamente anche con pesi di questo genere, con un tronco così grande, il peso si fa sentire. Quindi è più che normale che il trattore si alzi, quindi alla prima occasione ci forniremo anche un bel peso. Vediamo se ce la faccio. Eccolo qua. Ok, vediamo se riesco a spingerlo ancora un pelino. Sì, no, lascialo pure lì, lascialo Sì, che lì va bene. adesso l'ho messo a posto. Sì, adesso Carichiamo è ancora perfetto. qualcosa. Allora, qui non so se sono io che non ho l'aggiornamento di quello che hai fatto, ma hai fatto pezzi ancora? Oppure no? Adesso sì. Ah ecco, t'ho visto, poi in video lo vedrai, io ti vedo sulla punta e in realtà l'albero si è tagliato qua a metà praticamente. Stiamo avendo i nostri Chissà che... problemini ragazzi, infatti devo controllare quello che fa perché le mappe non si aggiornano in tempi brevi e magari lui sta tagliando, io non vedo che ha tagliato e sono lì che lo aspetto come uno scemo, in realtà lui ha già fatto. Boh, chissà che cosa sta succedendo. Comunque vedremo di portare a termine questo carico, di andarlo a vendere. Poi se Mark ce la farà, Ping mi farà da scorta, se no, sperando che non passi polizia o forestale, che non passi niente, andrò da solo a fare lo scarico. Anche perché i tronchi dietro sporgono un po' e se ti ferma la polizia potrebbero fare storie perché non hai la segnaletica adatta, una cosa e l'altra. Alla fine per 1 metro di tronchi non so perché devono venire a dare tutto sto fastidio, ma speriamo di non incrociare nessuno per strada. Comunque ne parlavo prima con Mark, anche se in realtà lui è partito subito da farming 15, non il 13 non ce l'aveva. Comunque gli stavo raccontando che facendo legna anche nel 2013 comunque le texture sono migliorate notevolmente, gli alberi sono molto più belli, sia la corteccia esterna che le texture del taglio dell'albero, che quasi quasi scendo un secondo, ve le faccio vedere, vediamo se qua si vedono. Vedete che c'è questo color marroncino rossastro proprio tipico degli alberi. Non so se tutti voi vi è mai capitato di vedere un Sì. albero tagliato, ma magari qualcuno che vive in centro città no.
Ma noi magari che l'abbiamo visto possiamo dire che è abbastanza fedele comunque. Le texture sono buone. Adesso ho sentito un crack crack, chissà se Marco è ancora lì. C'è, No, sono qua, ci c'è. sono. Chissà se questi botti sono dovuti alla linea che va e viene o... Anche perché se c'è qualche problema di ping vuol dire che la linea sta andando un po' così, un po' così. Infatti ti sento molto basso. Comunque se mi senti, se ce la fai piano piano, c'è l'albero alle mie spalle da tagliare ancora, da fare pezzi. Sì. Vediamo se mi sembra di vederti in movimento, sì, quindi... Ok. Puntata travagliata, ragazzi, perché all'inizio sembrava un disastro finché non ci abbiamo preso la mano a fare un po' di legna. Poi abbiamo visto che una volta capito un attimo il meccanismo si riesce ad andare abbastanza bene. Una volta preso un attimo la mano abbiamo iniziato ad avere problemi di lag, quindi via un problema sotto un altro. Allora, vediamo se ce la posso fare. Sì, bene. Apro. Comunque piano piano siamo quasi in conclusione perché penso che ci staranno ancora due tronchi, forse tre, ma non di più. E dopodiché andiamo a farci il nostro bello scarico e vediamo quanti soldi guadagniamo nella North Brabant con un carico di legno. Allora, io ti vedo tagliare l'albero praticamente in mezzo a niente, ma non so se stai tagliando Un pezzo l'ho o no. tagliato. Un pezzo l'hai tagliato che è anche... Poi, boh. Adesso sto cercando di combattere contro i lag per tagliare l'altro pezzo. Ok, allora anche se stai tagliando un po' corto ti perdono perché con i lag non è facile tagliare giusto. Anche perché ho notato, mi è capitato Anche che... perché arrivavo in un punto e poi mi spostava da tutti i punti, quindi ho detto, boh, Infatti andiamo lì a occhio. è quello che stavo dicendo, che con tutti questi lag ti sembra di essere in un posto, invece magari sei 4-5 metri più in qua o più in là e quindi non ti rendi... Esatto. Non ti rendi ben conto di quello che stai facendo. Però insomma, anche se li vendiamo a pezzi un pelo più corti, non importa, Beh, tu importa. pensa che Ecco tu qua. pensa che Non si stacca. adesso che hai caricato il tronco, a Oh. quando l'hai portato sul carro, ha fatto uno scatto unico, cioè non ti ho praticamente visto. Cioè, ho Allora. visto il trattore fermo che era lì che prendeva il tronco, poi l'ho rivisto mentre lo stavi appoggiando sul carro. Ma Quindi pensa. pensa che in che condizioni sono messo. Hai dei lag Non lo so. spaventosi, però è strano perché in tutte le altre sere, bene o Spaventoso. male, magari qualche colpetto No, sì, ma... Bah, infatti. chissà, chissà, chissà. Sì, ma non così tanto. Sì, no, Boh. infatti, dicevo, qualche magari piccolo lag ce l'avevi, ma poca roba, c'è proprio... Sì, e non eccessivamente. Esatto, vedevi lo scattino, ma poi la mappa si riaggiornava subito. Oh, dai. Zitti che ci siamo ripresi. Ti vedo correre un po' più scattante. Hola. Speriamo, dai. Chissà che a forza di botte in testa degli alberi che mi sono svegliato. Infatti, anche perché qui abbiamo bisogno di scorta poi perché non vorrei mai che succedesse qualcosa con tutta sta legna. Anche perché è bello pieno già, è quasi Sì, pieno. io metterei ancora un pezzo lì sopra e penso basta Ce ne sono per... ancora due da caricare, quindi. Ah, quindi vediamo se riusciamo a farceli stare tutti e due. E dopo andiamo a farci il nostro bello scarico. Va bene. Qui dobbiamo anche zigzagare tra... Questo qua mi sembra lunghetto, quindi vediamo che cosa succede. Nella peggiore delle ipotesi lo tiriamo giù e tagliamo un pezzo. Magari ti grazio, lo taglio io se laghi. Anche se mi sembra che stai andando meglio adesso. Adesso sto laggando di nuovo. Ah, porca miseria. Adesso sto laggando di nuovo come prima. Va bene, mentre Marca combatte con i lag, io combatto con questo tronco che è veramente, veramente enorme. Qua se mi fermo, guardate che roba, guardate come si impunta il trattore. Qua se mi ferma la forestale, mi arresta anche la forestale, non solo la stradale. Cioè la posso fare se non mi incastro tra i vari alberi. Forse è meglio che vado a caricarlo di là perché... No, non ce la posso fare a caricarlo. O ciò Ah, che ti sei incastrato, mi sa. mi sa, mi sa. Ti
qua ci passo senza No, incastrarmi. adesso, ok. Oh, dai, ho consumato un po' le ruote. Non so se mi hai visto, ma mi stavo capottando. Ho visto. Ecco, guarda, guarda. Allora. Ma lo devo prendere al contrario, lo devo prendere al contrario. E anche un po' più in là. Quindi Se ragazzi. non ne tagliamo un pezzo, poi glielo butti sopra. Oh. Ah, volevo togliermi lo sfizio di sfidare sto tronco. Proviamo a prenderlo qua, vediamo se il peso è più equilibrato. Se no lo porto dove lavoro io, tronco, visto che lavoro in una fabbrica che produce macchine equilibratrici, magari andiamo a equilibrare il peso del tronco. Un po' più in là mi sembra. Ce la posso fare ragazzi, datemi Sì, tempo. un po' più verso il Deutz, sì. Un po' più a destra. Ancora di più? Eh sì, è vero. Sono talmente largo di inquadratura che. Ecco, Un po' più a destra. adesso dovrei esserci grandi linee. Sì, adesso va bene. Sì. Sì, adesso è perfetto. Sporge un po' più degli altri, ma tiene. Allora. No, Poi semmai ne tagliamo via un pezzo. non cadere, non cadere. Non cadere. Aspetta che adesso devo. Dai. Dai un colpo dall'altra. No, Eh sì, adesso vado a dire un attimo che è è più. dentro. È dentro. È dentro. Ah, boh, meno male che è È dentro, è sceso. dentro. Ok. Madonna, Bene. come. Siamo veramente un bel carico, eh. Comunque prendiamo l'ultima puntina. Dopodiché gli cedo il posto, salgo alla guida del Deutz. E adesso noi abbiamo caricato, ma chissà se ce la fa poi il Deutz a tirare tutto quel peso. Ma sì, che ce la fa, dai. E Perché tu sai poi sempre un che. 260 cavalli, No, ne ha 270, però in farming le leggi della fisica sono quello che sono, quindi. Potrebbe anche non farcela. Ah, ce la fa, ce la fa. Ok, vediamo se riesco a farlo scendere qua. Dove vai, dove vai? Ecco. No, ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, bene. Perfetto. Allora, ti cedo i comandi del Lamborghini, vediamo se riesci a seguirmi. Mettiamo un po' a Sì. posto qua il discorso. Perfetto. Però ho paura di far danni qua, eh. Ma magari andiamo via piano. Allora, il Deutz ha già il 4x4 inserito, ma inseriamo anche il blocco differenziale asse posteriore e anteriore, vediamo se ce la fa. Abbiamo il tempomat a 10x, quindi 10 km orari. Dove dobbiamo andare per il punto vendita? Quindi qua giriamo a sinistra. O no? No, io sto laggando troppo. Ma guardate che ce la fa il nostro bel Deutz. Laghi da paura. Vediamo se la direzione è buona. Sì, io arriverei laggiù, giro a sinistra, ottimo. Quindi proviamo ad accelerare un po' il passo, vediamo se il nostro Deutz ce la fa. Guardate come viaggia, mettiamo anche le quattro frecce perché qua vedo marche in leggera difficoltà. Speriamo Eh sì, sto di non perdere pezzi laggando per come non ci strada. fosse un domani. Speriamo di non Sto perdere laggando pezzi per troppo. strada. Vabbè, dai, stai fermo lì, vedi un attimo se si riprende la connessione. Tanto io ho messo lampeggiante, quattro frecce, quindi sono a posto. Diamo un'occhiatina alla mappa, qui giro a destra.
No, Madonna, Madonna, ho preso il paletto. Mamma mia, per fortuna che... Ah già che tu tiri sempre via la drive. Ce la facciamo. Mannaggia la pupazza, sto paletto maledetto che ogni volta si tira su da solo. Ai. Tu non hai idea di che cosa è successo. Cosa è successo? Ti Pratica... sei ribaltato? No, no, non mi sono ribaltato, ma praticamente mi ero incastrato nel paletto. E andando... Che ovviamente Ah, bene. sono incastrato di nuovo da qualche parte. Vabbè ragazzi, facciamo che ci troviamo al punto vendita, che qua devo capire cosa cavolo sta succedendo, perché mi sto incastrando da tutte le parti. Bene ragazzi, ci stiamo avvicinando al punto vendita, seppur in condizioni pietose. E adesso che sono quasi arrivato, mi stavo chiedendo, come cavolo lo scarico qua a rimorchio, che il Lamborghini c'era marca e con i lag che si ritrovano riesce a raggiungermi? Gran bella domanda, adesso vedremo come farò a scaricare il legname. Chissà che il trigger di vendita non venda direttamente passandoci sopra come succede nella Mergauer. Comunque adesso lo vediamo un attimo. Se no devo fare un salto da Marche a prendermi il Lamborghini e dare quattro colpi di scarico. Sono riuscito a Che non so come mai disincastrarmi. si è accappottato il Lamborghini. Benissimo. Allora, stiamo passando sopra il trigger di vendita mentre magari Marco cerca di rialzarsi. Ah, meno male, guarda, si vendono tutti così. E siamo arrivati alla bellezza di 165.000 euro. Porcaccia la miseria. Direi che abbiamo fatto un lavoro non eccezionale, di più. Meno male. Meno male. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, che credevo di riuscire a fare più lavoro come quantitativo di legna, invece abbiamo registrato parecchio quel che stavamo facendo, e così alla fine della fiera non è che ho potuto farvi vedere chissà che cosa. Comunque in questa puntata abbiamo fruttato parecchio, questo bel carico di legna ci ha reso praticamente un qualcosa come 150.000 euro scarsi, che ci consentiranno di prendere ciò che ci serve per allevare i polli, quindi prenderemo il carro misceratore per l'arazione mista, prenderemo quel macchinario che serve per riempire la stalla di paglia e anche il carrettino che servirà poi per andare a caricare i polli e portarli a vendere. Ma tutto questo lo facciamo nella prossima puntata. Quindi io ringrazio Mark che questa sera ha combattuto contro la sua DSL per restare presente in partita. Ecco, quindi mi ha sentito. Guarda, è È così. Non c'è così. niente da fare. Ah, ma comunque grazie lo stesso, Va che bene. se non mi avessi dato una mano non Ma sì, sarei grazie a te arrivato. anche. Ma figurati. E Ma quindi sì, ma figurati. ragazzi, ci Figurati. vediamo nella prossima puntata, che sarà la undicesima, quindi andiamo verso la seconda decina di puntate di questa serie. Ecco qua il punto dove mi ero incastrato prima. Adesso vado a trovare Marca, così magari gli faccio l'inquadratura finale, se ce la faccio. E poi ci salutiamo definitivamente, andiamo a... Vieni, vieni perché merita l'inquadratura. Adesso arrivo. Mi sto reincastrando di nuovo su sto maledetto palo. Oh, vediamo se... Vieni, vieni perché ho un'inquadratura epica. Tra vari zigzag. Comunque ragazzi, non ho fatto manco una screen praticamente. Ovviamente mi dimentico sempre di fare le screen, poi alla fine Ma vado a io una ne ho riaprire. fatta quando c'era il Lamborghini ribaltato. Ah sì? E io spesso e volentieri vado a fare le screen dopo che Sì. ho, Adesso andando a rivedere i video, dal si è video rimesso a posto il registrato. Lamborghini. Ah, mi sono Ah, perso eccoti la qua, ti scena. sto vedendo arrivare. Ti sei perso la scena perché si è appena raddrizzato. Peccato, vabbè dai. Vabbè. Allora ragazzi, con i due trattori che si Va bene. guardano e si salutano, si fanno l'occhiolino, vi salutiamo anche noi, ci vediamo nell'undicesima puntata. Ciao ciao!
Ciao ciao.